due giorni, il 5 e il 6 novembre, per promuovere il patrimonio archeologico, artistico e culturale di Buccino, una realtà particolare dove il passato si fonde con il presente. Da Volcei a Buccino è un progetto programmato e finanziato dalla Regione Campania, realizzato e promosso da Scabec S.p.A. con il supporto del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, della Fondazione Luigi Gaeta, Centro Studi Carlo Levi e della Prologo di Buccino. Le due giornate sono entrambe partite con il momento istituzionale nell'Auditorium di Buccino, con la conferenza stampa di presentazione del progetto Da Volcei a Buccino, nuovi percorsi di valorizzazione, a cui hanno fatto seguito le visite al Parco Archeologico Urbano e ai due musei. Il primo giorno rivolta a tutti gli ospiti e il secondo giorno rivolta ai tour operator intervenuti. Considero la giornata di oggi un nuovo inizio rispetto a quello che abbiamo fatto in precedenza, ovviamente, come dire, in qualche modo condizionato questo periodo, soprattutto dalla pandemia. Le premesse, le prerogative sono buone, venivano e provenivano da lontano. Se parliamo dell'antica Volcei, parliamo di 3.000 anni fa, però questa osmosi, questo momento di integrazione tra l'antico e il moderno, facendo riferimento anche al museo orizzontale che in pratica riproduce opere importanti di Carlo Levi, meridionalista per eccellenza, e noi stiamo nel meridione, sicuramente fanno della giornata di oggi importante non solo da un punto di vista storico, culturale, ma anche delle opportunità che i nostri paesi, i nostri comuni, le cosiddette zone interne possono apportare al patrimonio più generale della nostra nazione. Nell'ambito di questo progetto, come fondazione abbiamo proposto i tombini d'arte in riferimento a Carlo Levi, perché ovviamente avendo istituito il Museo Carlo Levi della questione meridionale si è pensato, poiché era un progetto che noi già da qualche anno avevamo nel cassetto, proporre quello dei tombini. E diventa così un museo a cielo aperto, è fruibile a tutti. Oltre ai tombini abbiamo realizzato, grazie al professore Fresolone e al dottore Cuomo, un gioco gamificato dal titolo Sulle tracce di Carlo Levi, disponibile a breve sul sito della Fondazione Luigi Gaeta Centro Studi Carlo Levi. Nel corso dell'evento, l'inaugurazione del nuovo percorso del Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante, con lo sviluppo di supporti multimediali che vanno ad evidenziare le peculiarità museali nelle suggestive sale immersive multisensoriali, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cives, Museo Archeologico Virtuale di Ercolano.